Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Le conseguenze della guerra in Ucraina sull'economia toscana sono al centro di una mozione approvata dal Consiglio regionale, non senza polemiche in merito al mancato inserimento della rivalutazione del PNRR. È stata una mozione realistica. E quindi il Partito Democratico non poteva che condividerla e sottoscriverla perché presenta tutti i rischi, tutte le situazioni che abbiamo, i problemi che sono in questo momento presenti, ben noti: dal problema occupazionale che sta mettendo in gioco questa guerra, dal momento che abbiamo molte realtà aziendali purtroppo ferme per la mancanza di materie prime, il problema dell'export quindi poi tutto perché sappiamo quanto è importante per le nostre realtà produttive eh, dalla moda e non solo eh, l'esportazione, quindi problemi collegati all'export e insomma, tutta una serie di, di situazioni che, di cui se ne prende atto, sono nella narrativa e quindi eh, nonostante tutti questi importanti provvedimenti del governo chiediamo qualche cosa in più alla nostra giunta, alla nostra regione il problema di intervenire eh, sull'efficientamento energetico in, in tutti i campi perché oramai lo sappiamo, questa guerra più che mai ci pone eh, in prima linea il problema di muoverci sull'efficientamento energetico, sul problema dell'energia e sul PNRR. Voglio fare una considerazione: dobbiamo andare avanti, non si può parlare di rinegoziazione. Lo sappiamo, è un discorso che poi già a livello eh, governativo il nostro è stato richiesto, ma se, se rinegoziamo. Ci blocchiamo? Sono profondamente deluso da quello, dalla discussione in Consiglio regionale. Noi abbiamo affrontato una discussione su un atto che è stato modificato, credo, almeno tre volte nell'ultima settimana prima di arrivare in aula e che è un tema, un atto proposto dalla collega Tozzi estremamente utile e importante, cioè affronta tutte le conseguenze che il conflitto russo-ucraino ha sulla regione toscana dal punto di vista economico, perché oltre a quelle gravissime da un punto di vista umanitario, i profughi, gli aiuti economici, gli aiuti alle popolazioni in guerra, vi è anche un impatto economico drammatico su tutto l'Ovest europeo e sull'Italia e sulla Toscana. La consigliera Tozzi parla di temi importantissimi, la l'autosufficienza energetica, la tutela della filiera agroalimentare, le energie rinnovabili, l'utilizzo delle energie rinnovabili in Toscana. Tutto molto bello e tutto molto utile. Noi abbiamo chiesto soltanto una cosa, di inserire due righe che trasformassero questo bellissimo, l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale. Perché tutto questo è attuabile, la difesa della filiera corta, dell'agroalimentare toscano, il raggiungimento dell'autonomia energetica, tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia insieme agli altri paesi europei, perché il tema riguarda tutti, riescono a ricontrattare il PNRR. Perché, o nel PNRR si riesce a inserire anche per esempio il tema dell'autosufficienza energetica oppure questo resta un libro di sogni. Lo scopo della mozione era proprio quello di richiamare Regione Toscana, in sinergia naturalmente con il Consiglio, ad un ruolo attivo e quindi. Prima di tutto, a una maggiore informazione anche periodica nei nostri confronti come organo consigliare, proprio di quello che è l'impatto di ciò che sta accadendo sul tessuto socio-economico della Regione Toscana. Quindi questo è sicuramente importante, monitorare ciò che sta accadendo. Dall'altro, noi chiediamo però che ci siano anche delle azioni forti di sostegno, prima di tutto al settore delle filiere agroalimentari che naturalmente in questo periodo stanno soffrendo. Pensiamo tutti quanti alla vicenda degli allevatori e delle quote latte. C'è una questione centrale che è l'autosufficienza energetica. Il rapporto Irpet parla chiaro. La Regione Toscana ha un 25% di autosufficienza energetica, quindi anche sotto questo aspetto, sia a livello nazionale ma anche regionale, tanto si può fare. Penso alla geotermia, ma penso anche alle misure sull'agrifotovoltaico che sicuramente possono favorire a livello anche del settore agricolo eh, diciamo, l'autosufficienza. Dall'altro lato, eh, la questione dei distretti industriali dell'energia, quindi la partita delle comunità energetiche che questa regione deve giocare ancora, magari con una proposta di legge ad hoc e sulla quale stiamo anche lavorando. Dall'altro, la questione occupazione eh, lavoro, impresa, sostegno al sistema sono elementi essenziali. La mozione, così come è stata presentata in rivista, pare essere una mozione un po' contenitore, ecco, cerca di attraversare un po' tutti gli argomenti che possono essere toccati, investiti dall'attuale conflitto in corso. Eh, abbiamo alcune perplessità riguardo alcune eh, argomenti che appunto sono stati argomentazioni che sono state sollevate eh, riguardo l'impatto economico che in realtà in questo momento viene ben misurato da Irpet. Dobbiamo fare molta attenzione alle speculazioni sicuramente specialmente nel campo dell'energia e delle materie prime e bisogna cercare di capire come recuperare la nostra indipendenza per i prodotti, per i servizi, per le materie, compresa l'energia che ci servono di più nell'ottica non soltanto di questo attuale conflitto, ma anche nell'ottica della maggiore prossimità dell'approvvigionamento delle risorse, che è uno dei pilastri che è previsto anche dall'Unione Europea per il prossimo settennato. Significa andare nell'ottica della transizione ecologica, della maggiore resilienza, ma soprattutto da parte dell'indipendenza. Quindi è necessario fare delle valutazioni, ma che siano ben misurabili. Via libera alla proposta di legge che modifica le regole d'accesso alla qualifica dirigenziale, adeguandole a quelle nazionali. Vediamo. Sono contento che la legge che era stata elaborata dalla prima commissione, presieduta da Giacomo Bugliani, è venuta in consiglio e è stata approvata sostanzialmente nelle stesse, nelle stesse modalità con cui l'aveva approvata la commissione. Questa consente di poter attingere per i direttori a figure che hanno maturato i loro requisiti ovvero di posizioni esercitate a un livello dirigenziale per almeno cinque anni, non solo nella regione, comune, nella pubblica amministrazione, ma anche eh, laddove si è svolto funzioni eh, di questa natura a livello universitario, a livello di magistratura, di avvocatura generale dello Stato, insomma una capacità di allargare e rendere più flessibile quello che è l'attingere, naturalmente con i requisiti dei cinque anni, eh, con funzioni di dirigenza, o di equipollenti per poter rivestire ruoli all'interno dell'amministrazione regionale. Noi entriamo in una stagione importantissima, in quella in cui veramente la Toscana, come le altre regioni italiane, possono godere di una mole di risorse per investimenti come mai era accaduto e quindi va fortificata la macchina regionale. Si dà la possibilità alla Giunta di. Eh assumere eh, in incarico dirigenziali personalità e figure che abbiano dei requisiti ben precisi, previsti eh, appunto dentro la normativa nazionale, dalla ricerca alla docenza universitaria, ai procuratori e, avvoca e agli avvocati dello Stato fino alle cariche della magistratura. E in questa legge, poi abbiamo via via che è a invarianza di bilancio per quanto riguarda il bilancio regionale, come ben precisato nell'ultimo nell articolo, abbiamo anche riprecisato alcune questioni sui contratti collettivi nazionali di lavoro riguardo ai dirigenti e anche eh, dato la possibilità entro limiti precisi, delle percentuali precise eh, di esterni rispetto agli interni, eh, sia per quello sia per le figure relative eh, agli staff della, eh, della regione riguardo alle figure dei collaboratori. Il Fratello d'Italia non ha partecipato al voto su questa proposta di legge perché noi la ritenevamo un mero adeguamento normativo che la Regione Toscana doveva fare, a una legge nazionale. Poi come sempre accade quando la Regione deve adeguarsi a una norma nazionale ci finiscono dentro di tutto di più, siamo finiti a parlare di autisti piuttosto che di, eh, di, di dirigenti per le aziende partecipate alla Regione quando in realtà bastava fare un adeguamento normativo, motivo per il quale l'adeguamento normativo era doveroso, quindi non aveva senso votare in maniera contraria ma non abbiamo nemmeno avallato una, una legge che doveva essere... 10 parole è diventata di quattro pagine. Su questa proposta di legge, che ha un contenuto fortemente tecnico, perché siamo comunque andati diciamo, a toccare alcune norme che riguardano prettamente il pubblico impiego: nella fattispecie, diciamo, l'accesso eh, alla qualifica eh, di dirigente, eh, come anche quella di eh, diciamo, eh, dipendente a tempo determinato. In realtà, però, eh, nel contenuto e nella sostanza. Sono state recepite delle indicazioni per noi fondamentali. Il testo è uscito è migliorato, è un testo che, a livello di qualità legislativa, sicuramente ha visto un lavoro proficuo da parte della prima commissione, un testo che ha visto oggi in Aula ritornare su un punto che era estremamente critico e che era l'unico che era rimasto diciamo, in sospeso e che riguardava l'assunzione diciamo, a discrezione della Giunta per quanto riguarda eh, diciamo, gli autisti a servizio. Al di là di questo il dato che dobbiamo segnalare è sicuramente eh, che nel momento in cui andiamo ad intervenire con qualità nella normazione facciamo un servizio che sicuramente ecco, è, eh, va a tutto vantaggio dei cittadini toscani e della nostra comunità. Continua il percorso che porterà alla nascita di una multi-utility toscana a capitale pubblico, attiva nei servizi idrici, energetici ed ambientali, ma almeno per il momento non se ne è parlato in Consiglio Regionale. Per quanto riguarda la multiutility noi abbiamo assistito ieri alla presentazione dell'avvio di un percorso che nella loro autonomia alcuni comuni hanno inteso promuovere. Sfociando un po' nella Fanta politica e riconducendo da parte di alcune forze politiche questa ipotesi e questo percorso a chissà quale strategia politica, c'è stato il tentativo di discuterne subito in Consiglio regionale. Noi abbiamo ritenuto di respingere questa richiesta non tanto perché non vogliamo che il Consiglio regionale sia investito, si occupi e assuma le proprie posizioni anche nei confronti di questa eventuale soluzione che rappresenta una realizzazione importante e significativa nel panorama economico dell'energia e dei servizi della Toscana. Ma una discussione di questo tipo va fatta con i presupposti per poterla fare, quindi abbiamo chiesto che ci sia. Prima un passaggio in commissione che si conosca nel dettaglio e nel merito la proposta e si metta quindi il Consiglio regionale di avere contezza di quello che si discute. È veramente una situazione singolare. A distanza di mesi, come un fiume carsico, Gianni è tornato fuori ieri mettendo il cappello sulla presentazione di un progetto che legittimamente le aziende stanno perseguendo di concentrazione industriale a fronte dell'evoluzione del mercato dei servizi pubblici in Italia che ha visto nascere negli anni scorsi veri e propri colossi, mentre in Toscana è rimasta una eh, gestione frammentaria dei servizi. E quindi abbiamo chiesto che anche il Consiglio regionale che ha competenza rispetto all'organizzazione complessiva del sistema dei servizi pubblici. Pensiamo al sistema di smaltimento dei rifiuti, ma pensiamo anche alla riorganizzazione del settore idrico, eh, affrontasse questa discussione prima che tutti i giochi siano compiuti. Perché a noi interessa sostanzialmente non tanto i giochi di potere fra le aziende quanto diminuire i costi delle tariffe per le imprese e per i cittadini e realizzare un vero progetto industriale. Per questo l'abbiamo chiesto stamani, torneremo a chiederlo perché è giusto che i rappresentanti dei cittadini toscani discutano e contribuiscano a definire il miglior eh, assetto possibile nell'interesse dei cittadini e delle imprese. Disco verde a maggioranza la relazione sulle attività del Corecom, anche se non sono mancate le voci di dissenso. Una valutazione ampiamente positiva, perché nonostante la difficoltà di questi anni di pandemia, il Corecom ha mantenuto tutti i suoi obiettivi, si è concentrato su progetti che in questi anni si sono rivelati strategici e importanti per la comunicazione in Toscana. Penso soprattutto ai progetti educativi con le scuole, il progetto del Patentino Digitale che insegna ai ragazzi come frequentare uno spazio sociale che spesso pensiamo di poter così occupare senza curarci minimamente delle regole della buona convivenza civile, mentre il Corecom sta da anni lavorando a un progetto appunto quello del patentino digitale che è volto proprio a colmare questa lacuna. Abbiamo raccomandato nell'approvare la, la relazione del Corecom che questo progetto venga ampliato e possa diventare un progetto che riguarda e che tocca tutte le scuole della Toscana. Mi sono molto stupita perché i colleghi della Lega, che avevano unanimemente approvato la, la relazione in commissione, hanno poi cambiato idea eh, in Aula oggi. Ma sostanzialmente le attività del Coricom da giovedì scorso a oggi sono rimaste immutate, sono sempre le medesime. Il 2021, la relazione consuntiva, avevamo votato a favore in commissione, perché sappiamo che il Coricom lavora in modo abbastanza diciamo positivo per tanti fattori, risolve molte controversie, lavora con le scuole anche se per ora in modo parziale e così via. Però poi abbiamo fatto una riflessione. Abbiamo visto che la relazione è molto simile a quella dello scorso anno, nel senso che ormai il corecomo fa sempre le stesse cose e forse avrebbe bisogno di essere un po'. Rivisto. Quindi mi piacerebbe che si riportasse in commissione il discorso Corecom per vedere di adeguarlo ai tempi di oggi perché sono molto veloci. Inoltre la riflessione più importante è politica perché l'anno scorso a giugno la maggioranza ha presentato una proposta di legge, la 51, proprio sul Corecom. Però è rimasta lì lettera morta. Non si sa che fine abbia fatto. E questo non ci piace.